Alessandro Kerr, che attaccante del Guspini, due partite in Coppa Italia, due sconfitte, ciò che conta è l'avvicinamento al campionato. Come giudichi la prova di oggi, che comunque nel complesso è stata buona? Oggi bene, oggi secondo me è bene, anche dal fatto che siamo ancora in preparazione, siamo con le gambe imballate, però penso che la partita l'abbiamo fatta bene, sia al primo tempo e sia anche al secondo, perché le occasioni le abbiamo avute. Loro hanno fatto due tiri, due gol, forse incertezze nostre, sbagli nostri, però il mister voleva vedere da noi un altro spirito in confronto a domenica. Penso che oggi l'abbiamo dimostrato e abbiamo giocato bene, punto. Poi ci stiamo avvicinando bene per il campionato e penso che al campionato arriveremo pronti e niente, cioè, probabilmente, dalle sconfitte si impara. Probabilmente si chiede troppo in questa fase, essere veloci, precisi, perché qualche volta qualche errorino c'è stato nella misura dei passaggi, però si vede che volevate giocare, che stavate cercando la giocata, che provate in allenamento. No, il mister ci chiede di fare determinate cose in allenamento, noi proviamo a farle. Domenica non siamo riusciti perché vuoi il campo, perché il campo da noi è brutto, non si può giocare molto la palla, vuoi tante cose, che le gambe, tu vorresti andare ma le gambe non rispondono, e niente, oggi però le abbiamo provate e penso che l'hanno visto tutti, che la partita l'abbiamo fatta bene contro una squadra che tutti accreditano come una candidata per fare playoff, quindi cioè l'Arbus lo stesso, tutti dicono che dovrebbe vincere il campionato o fare playoff, quindi ce l'abbiamo giocata alla pari con tutte e due, oggi usciamo a testa alta, consapevoli che dobbiamo dare di più sicuramente, ma io sono convinto che quando le gambe risponderanno possiamo fare bene, perché abbiamo un mister che è preparato, che ci chiede tanto, è uno schietto che ti dice le cose giuste in faccia e a me piace, quindi sono convinto che seguendolo sono convinto che faremo bene. Il mister è andato via al triplice fischio, non credo fosse scontento della prova, probabilmente di qualche decisione arbitrale, avete reclamato dopo il rigore che avete segnato con Marci un altro 5 minuti dopo. Ma il mister era nervoso? No, con noi no, perché ci ha fatto i complimenti anche a fine primo tempo. Il mister se n'è andato perché oggi sicuramente, oggi io, arbitri non ce n'erano, era una partita senza arbitri secondo me. Te la fischiavi tu la punizione, perché oggi c'erano delle cose pazzesche. A me mi ha munito perché gli ho chiesto se era fallo, non ci ha dato un rigore al secondo tempo che era il rigore del 2-2, che gli ha dato un calcio, l'hanno sentito tutti. Poi fischiava, lo faceva apposta, in campo ti diceva sempre cose, però sono fatti così gli arbitri, giochiamo in eccellenza, non siamo in Serie A, sbagliano in Serie A, quindi sbagliano anche loro, è giusto che sbaglino anche loro e dobbiamo rispettarli perché tanto decidono loro, è inutile, la decisione la prendono loro e niente, accettiamo. In cosa dovete migliorare? Solo negli allenamenti oppure? No, dobbiamo migliorare nell'autostima secondo me, dobbiamo prendere più fiducia in noi perché oggi abbiamo dimostrato che in un campo dove si può giocare la palla l'abbiamo giocata bene e dobbiamo migliorare in questo, dobbiamo essere più consapevoli che sappiamo giocare a calcio. Cosa ti aspetta questa avventura un po' lontano da casa? L'avevi fatta a Progetto Sant'Elia, ti è andata molto bene, hai detto sì al Guspini perché? Ho detto sì al Guspini perché volevo farmi un'altra esperienza fuori casa, volevo provare ancora a 34 anni un'altra esperienza e ti dico che un mese o quant'è mi sto trovando benissimo, sono persone veramente per bene, ho compagni veramente come si deve perché siamo un gruppo veramente bello, già in un mese me ne sono accorto e abbiamo un presidente che veramente non ti fa mancare nulla. Cioè io sto bene, abito a Guspini e anche la gente mi tratta benissimo e niente, poi mi aspetto che raggiungeremo l'obiettivo il prima possibile, che è quello di mantenere la categoria e poi vedremo, prima dobbiamo mantenere la categoria, non a parole ma a fatti, ma sono convinto che riusciremo a farlo se ce lo mettiamo in testa. Senti, prima della gara è uscito il calendario, avete visto l'esordio, le gare che poi farete? Sì, l'esordio a Gavoi, bello a Gavoi. Per te è significativo, no? Sì, è bello perché ritrovi amici, giochi in un campo difficile, giochi in una squadra dove contro una squadra che cioè, ci ho sempre tenuto sin da quando sono andato via e ci terrò sempre. E sarà bello ritrovare tutti, sarà un inizio difficile, ma tutte le partite sono difficili, quindi è meglio, le devi incontrare tutte, punto. O alla prima o all'ultima, va bene. Tre giorni dopo invece quello in casa, all'esordio, credo col Bosa. Sì, tre giorni dopo abbiamo il Bosa.
conosciamo praticamente quasi tutte le squadre, quindi... ma noi non pensiamo agli altri, pensiamo a noi, pensiamo a far bene noi, poi se facciamo bene noi, cioè, e gli altri ci batteranno, vuol dire che sono più forti, e niente, poi tutte le squadre vanno affrontate, punto. Col la tua favorita per la vittoria finale? Muravera, Muravera per tutto, per l'allenatore, per la rosa, per tutto, per... e poi io ci metto il Sorso perché sono di Sorso e... sarebbe bello magari vedere il Sorso vincere. Io farò, sicuramente farò il tifo per il Sorso perché non ho mai giocato al Sorso, ma io sono di Sorso, conosco tutti e ci tengo che facciano bene e niente. Grazie Alessandro, in bocca al lupo per il campionato, uscite dalla Coppa, avete fatto due gare ufficiali e adesso la testa è proprio all'esordio, campionato difficile, 34 giornate, si gioca domenica, mercoledì, si va a tutta. Grazie, grazie a voi, credo.